Buongiorno, la vedete quella stazione? È la stazione di Matsuzaka. Matsuzaka è una città che si trova in Giappone, naturalmente, nella prefettura di Mie, che in giapponese è la prefettura di Mie, si dice Mieken. E io sono venuto qui non per fare il turista, ma per andare a mangiare in un ristorante che, secondo la mappa, è da qualche parte lungo quella strada che si vede, che quella strada lì. È la prima volta che vengo e di conseguenza cammino. Se non lo vedo e mi perdo, beh, sappiate che vi ho voluto bene. Scusate la berretta di lana, perché sapete, era freddo, adesso non è più freddo. Togliamo anche la mascherina, così vedete la mia faccia. Sapete com'è, no? Il Covid, ci vuole la mascherina. E quindi la mettiamo al prossimo stacco. Dunque, il ristorante apre alle 11:30, giusto in tempo per mangiare. Una cosa particolare dei ristoranti qua in Giappone sono gli orari. Quando, io sono di Riccione, no? Una volta sono fatto un viaggio al sud, in Puglia, e mi ricordo, no? Posti bellissimi, no? A Bari, Alberobello, Ostuni, bellissimi, sì, Lecce, bella, la Firenze del Sud, Otranto, bellissimo, Santa Maria di Leucasi, Gallipoli, bellissimi, posti stupendi. E niente, il fatto è che la sera, la prima volta che sono andato che non conoscevo bene gli orari, la sera esco, erano le 7, usciamo, via, è ora di andare a mangiare, via, andiamo a mangiare, tutto chiuso. Com'è tutto chiuso? Scusate, ma cos'è, oggi è festa? Non è festa, è che è presto, presto, si aprono più tardi, a Riccione, a Rimini, insomma, a nord aprono più o meno presto, al sud è più tardi, almeno così è in Puglia, poi non so nel resto del sud. Voi ci credete che se vi dico che qui aprono alle 5 i ristoranti? Aprono alle 5 e già c'è gente che entra per mangiare alle 5, 5, 5 e mezza, la cena alle 5, 5 e mezza. Io se mangiassi alle 5, 5 e mezza, alle 10, mi verrebbe una fame che non finisce più. Ma forse sono io che sbaglio. Intanto comunque la stazione è giù di là, ma adesso non si vede più, e il ristorante è di là. Ma voi direte, ma per quale motivo sei venuto qua a mangiare in quel ristorante? Cosa c'è di speciale quel ristorante? Che poi il brutto, il bello, dipende dai punti di vista. Della prima volta che si va da qualche parte è sempre lo stesso. Non ci sei mai stato e non sai neanche se la strada è giusta. E allora ti vengono mille, mille dubbi. Ho preso la strada giusta? Devo andare a destra? No, devo andare a sinistra? Poi se devo tornare indietro? Sono andato troppo? Allora ogni due per tre ti fermi e controlli la mappa. E poi guardi e perdi tempo. E poi vai in panico, e poi yeah! E non sei neanche sicuro. Ora, la mappa, siccome la mappa diceva che devi andare sempre dritto, e io sempre dritto vado. Ora lì si vede quella scultura lì. Sicuramente è un Buddha, dato che il Giappone non è un paese cristiano, di religione shintoista, misto tra shintoismo e buddismo. Come nei paesi cristiani non si vedono i grandi Gesù Cristo, no? Come quello appunto di Rio de Janeiro. E qua invece sono dei Buddha, quindi quello potrebbe sicuramente un tempio qualcosa religioso. Può essere come uno che viene qua, dico, cammina finché non vedi il Buddha e poi continua a camminare. E io continuo a camminare. Eh sì, è proprio un Buddha, laminato d'oro. Naturalmente i gesti, quello che portano, tutta una simbologia che adesso io non conosco. Si dice che la fatica mette appetito e c'è una fame che non finisce più. Cammina, cammina, forse ci siamo. E vai, ce l'ho fatta, te valgo. La cantina. E vai, l'ho trovata. Ma perché? Perché sono voluto venire qui? Cioè ci sono tanti ristoranti italiani. Perché questo è uno dei pochi ristoranti che io conosco dove la padrona, anzi, vedete qua, specialità di piatti e vini marchigiani dall'Italia. In altre parole, la padrona di questo ristorante è italiana, è di Pesaro. Non ci siamo mai conosciuti, è la prima volta che finalmente su Facebook ci siamo incontrati. È la prima volta. Adesso vediamo. Ta-da, ta-da. Ok, entriamo, vediamo se tutto. Ciao! Ciao! Okay. Ciao, ben arrivato! Grazie! Ciao! E lei, e lei! Finalmente ciao. Ci conosciamo! Hai trovato subito? Sì, sì. Bene, prima volta. Va bene, se faccio qualche film. Sì, sì, certo, ma dopo se vuoi ti puoi alzare. Vieni, guarda, ti faccio vedere qua. O qui dove preferisci. Va bene? Sì. Allora, bene. Allora, beh, chiamo, ti chiamo Marco. Bene? Piacere. Allora. Sì, dai, ti porto il menù con calma. Ok, va bene. Grazie. Ed ecco il mio arrivato, è stata riserva Monterea. Intanto ho inforcato gli occhiali perché sono presbite e senza non riesco a leggere. Il menù è in giapponese, bisogna sapere il giapponese. No, ma se non capite dopo potete chiedere a lei. Adesso intanto con calma leggo il menù. La mascherina e gli occhiali proprio non vanno d'accordo e mi sappannano le lenti. Intanto cominciamo con la bevanda, una bella limonata San Pellegrino col bicchiere della San Pellegrino. È un po' che non bevo la limonata, finalmente
ci togliamo sta mascheraccia e beviamo. E bevi Romagna. Dato che non sono un food blogger, intanto abbiamo un po' di vino rosso dalle colline di San Patrignano. Cominciamo con le olive ascolane. Mini caprese, mini salamino, mini prosciutto. E questo è l'antipastino. E i grissini, parti a mano. Per me è buono. E poi le olive ascolane sono buone, buone. Devo imparare a farle. Come si dice in questi casi, sei un salame. Ecco cosa sei. Sei un salame. Ah, molto piacere. Takashi, marito di Sara. Il mio biglietto. Grazie. Io ho biglietti da visita, non ce li ho, mi spiace. Non ti preoccupare. Comunque, tu mangi molto? Hai ordinato un sacco? Io mangio molto. Ah sì? Okay. Sì, sì. Dove hai imparato a cucinare? In italiana ho imparato nelle Marche. Ah. Io sono di Riccione, quindi le Marche sono vicine. Ah, molto vicino. Sì. Marche dove? In che città? Marche è San Lorenzo in Campo. Conosci tra Pesaro e Ancona. Ah, ho capito. Verso montagna. Io sono andato in bicicletta da Riccione fino a Ancona. Ah. Andate e ritorno. E quindi sicuramente sono passato vicino, però... Non mi ricordo, 4 ore e mezza. Quanto tempo stai in Giappone? Dunque, un attimo, spegniamo che queste sono cose private. Scusate, ma le cose private non mica le vengo a dire su internet. Krishino, ricordate, 3 milioni di lire. Cambiamo 3 milioni di lire, facciamo 3 milioni di euro e compro tutti i maritimi del mondo, tutti la riserva monteriera del mondo. Ho molta fame. E la piadina col prosciutto. E la mozzarella, perché appunto lei è di Pesaro e Pesaro è la città, è nelle Marche, ma la città più romagnola delle Marche. Emmania Romagna, anche a Matsuzaka in Giappone. Poi si prosegue con una carbonara. Dunque, la carbonara in Giappone, in molte parti, anche in Italia, la fanno con la panna. La carbonara non ci va la panna. E qui invece non la fanno con la panna. Ah, vedi? E questo non è bacon, questo è guanciale, si sente dal profumo. E non è parmigiano, ma è pecorino. Quindi carbonara con guanciale, pecorino e niente panna. Che cosa vuoi di più dalla vita di una carbonara così? Due carbonari, no, non ci sarebbe spazio, perché poi c'è anche la pizza. Cioè, dopo, visto che uno arriva qua, vuoi non riempirti la trippa? Devi riempire, no? Perché insomma, sono giovane, devo crescere. Ho appena 52 anni, che è un po' 53, eh? Peccato, tu non puoi mangiare, come diceva nel film. Vorrei offrirvela, ma non posso. Però almeno avete capito dove è il posto. Dai, venite, se vi capitate da ste parti, se venite in Giappone, dite alla guida, vogliamo andare a Matsuzaka. Ma perché? Sappiamo noi. Te portaci a Matsuzaka. Scendete dalla stazione, fate 2 passi a piedi, che vi fa bene, e ordinate e mangiate. E pagate? Ci mancherebbe. Ok, e buon appetito. Cioè, non posso farvelo vedere per via della privacy, però nella stanza di qua, 2, 4, 6... Ci sono 9 clienti, sedute, sì, ho detto proprio sedute, sono tutte donne, tutte giovani, niente uomini. Quindi se per caso venite da queste parti e avete anche voglia di rimorchiare, di venite qua, potrebbe essere un altro motivo per venire qua, mangiare bene, mangiare italiano, e se vi capita potete anche rimorchiare. Io non posso, se no mia moglie si arrabbia. Comunque, se volete rimorchiare, venite qua e datevi da fare. Ed è arrivata anche la capricciosa, che vediamo che c'ha le olive, i funghetti, trullalla, i carciofini, il prosciutto. E magna Romagna, io mangio e voi guarda e io mangio. Com'è che era quella lì? La dieta del professor Birkenmeier? E magna Romagna. No, perché secondo voi si può rifiutare il dolce? No, si può rifiutare, no, il dolce non si rifiuta. È scientificamente provato, che non importa quanto sei pieno, quanto stai per scoppiare, quando c'è la pancia, che proprio non ne puoi più. La parola dolce, tum, al suono della parola dolce lo stomaco si dilata e fa spazio per il dolce. No, il dolce non si può, dai. Una mangiata senza dolce, come un cielo senza stelle, no, non mi viene in mente niente, aiutatemi. Come. Ecco, come una tazza di caffè senza caffè, ecco, una tazza vuota. È questo che volete? Io no. Poi, visto che la Sara è impegnata con gli altri tavoli, è venuto proprio lo chef, suo marito, a portarmi la panna cotta con le fragole. Non mi ricordo, quando ero piccolo, le fragole a Riccione le trovavi solamente in alcuni mesi, in giugno-luglio. Poi non c'erano più, perché... appunto dipende, però adesso con la globalizzazione che le importano dall'estero, dove i climi sono differenti, si possono mangiare tutto l'anno anche in Italia. E magna Romagna con le fragole, così. E dopo il dolce, il caffè con il biscotto al limone fatto dalla padrona di casa, un biscotto secco buono. Una piccola zoomata, vediamo lo chef. Forna legna. Bello col forno a legna, raro. Un attimo, finisco l'insalata.
E così abemus magnatus, abemus bevutus, abemus pagatus las cuentas, come si dice, pagato il conto e mo si torna a casa. E il posto è questo, eh. Mi raccomando, venite qua quando capitate a Matsuzaka. Bom. E andiamo, e mo vi saluto, il video finisce qui. Ciao ciao, ciao!